30 chilometri di distanza tra Padova e Cittadella, ma una grande, grandissima rivalità. Il Padova non vince qui al Tombolato da 4 anni. La stagione scorsa la sconfitta ha causato l'esonero di Calori. Da quel giorno però il Padova ha iniziato la cavalcata che ha portato la squadra di Dalcanto alla finale playoff, persa poi con il Novara, e quella è ancora l'unica sconfitta del più giovane mister della B. Dall'altra parte, quello che qui hanno soprannominato il Ferguson di Cittadella, Claudio Foscarini, alla 7ª stagione consecutiva in panchina. Le formazioni: Foscarini si affida al consueto 4-4-2, Cordazzi in porta, Vito Francesco, Gasparetto, Pellizzare, De Vito in difesa, Bellazzini, Branzani, Schiavone, Gioba a centrocampo, Di Carmine e Maha in avanti. Dalcanto risponde con il 4-3-3, Pellizzoli in porta, Legati, Trevisan, Schiavi e Renzetti in difesa, Cuffa, Italiano e Marcolini a metà campo, Cutolo, Ruopolo e Dramè in attacco, arbitra Riccardo Tocci di Ostia, assistenti Costanzo e Crispo. 4.000 gli spettatori con folta rappresentanza ospite sono rimasti fuori dal Tombolato, invece gli ultras del Padova, che non accettano la tessera del tifoso, sono circa 200 e sono arrivati quasi tutti in motorino. Da alcuni minuti sta piovendo con intensità, ma fa ancora molto caldo, la temperatura di poco inferiore ai 30 gradi, il terreno di gioco è ancora in buone condizioni. Studio. Tutto questo al 17° minuto. Scusa Dotto, in vantaggio il Padova al 18° minuto, la rete di Cuffa, quindi Cittadella 0 Padova 1, a te. E qui il risultato è cambiato, il Padova è in vantaggio sul Cittadella per 1-0, siamo al 18° minuto, un minuto fa la rete su calcio d'angolo, c'è stato un calcio d'angolo da destra di Italiano, la difesa del Cittadella non è riuscita a liberare, la palla è rimasta sui piedi di Cuffa all'altezza del dischetto del rigore, con il destro l'argentino ha messo il pallone sul palo, vicino al palo alla destra di Cordazza, dove il portiere del Cittadella non poteva proprio arrivare. Quindi il Padova, dopo un buon inizio del Cittadella, è il Padova che conduce questa partita. Mette il pallone a terra. Il pareggio del Cittadella al 23° minuto, il colpo di testa di Gasparetto, quindi Cittadella 1, Padova 1, siamo al 22 minuti e mezzo. Linea Cittadella. E qui siamo a 24 minuti e mezzo, il risultato è cambiato, Cittadella 1, Padova 1, c'è stata la punizione di Vito Francesco, 1 metro dal vertice sinistro dell'area del Padova, con il destro, con il piede destro verso il centro dell'area, il colpo di testa in mischia di Gasparetto, Pellizzoli è riuscito a ribattere, ma secondo l'assistente Crispo, con il pallone che aveva varcato del tutto la linea di porta, lunghissime le proteste del Padova, ma Tozzi ha convalidato. E quindi adesso siamo arrivati al 25° minuto, Cittadella 1, Padova 1, linea Genoa. Esattamente al 42° minuto, Bari 1, Albino Leffe 0, Bari vicinissimo. Il 2-1 del Padova al 43° minuto, Ruopolo, quindi Cittadella 1, Padova 2, a te. Sì, qui il primo tempo è finito, con il Padova in vantaggio sul Cittadella per 2-1, il raddoppio del Padova al 43° minuto, Cutolo, una punizione veloce all'altezza del vertice destro dell'area della Cittadella per Legati, il traversone rasoterra per Ruopolo, il destro da dentro l'area piccola, il pallone in rete, subito dopo proteste del Padova che ha chiesto il rigore, ancora Cutolo in area, il dribbling nello stretto, l'attaccante padovano è finito a terra, chiuso da due avversari, lunghe le proteste, ma Tozzi ha fatto proseguire, quindi squadre negli spogliatoi, con il Padova in vantaggio sul Cittadella per 2-1. Genova. 4 difensori, 3 centrocampisti, un trequartista. Il 3-1 del Padova, scusami, al 23° Cuffa, quindi Cittadella 1, Padova 3. 23 minuti e mezzo, è cambiato di nuovo il risultato, il Padova in vantaggio sul Cittadella qui al Tombolato per 3-1, c'è stato un angolo da sinistra di Marcolini, la palla è filtrata ancora una volta, il più rapido è stato Cuffa che questa volta di testa ha messo dentro, la doppietta del centrocampista argentino, bravo sì Cuffa, ma ancora una volta incerta la difesa del Cittadella. Da segnalare poco prima della rete del 3-1 il cambio per il Cittadella di Roberto per Billazzini e nel Padova Cacia per Cutolo, quindi 24 minuti giocati, Cittadella 1 Padova 3, linea Genova. Scusami, 37°, quarta rete del Padova, 4-1 per il Padova sul Cittadella, il gol è di Ruopolo, a te.
43esimo, Cittadella 1, Padova 4, la quarta rete del Padova al 37esimo, una punizione di Marcolini dalla tre quarti sinistra sul secondo palo, bello il diagonale di Ruopolo, praticamente quasi da fuori dal terreno di gioco, inutile il tentativo di parata di Cordazza e qui a Cittadella, poco prima della quarta rete di Ruopolo, si è scatenato un altro temporale, il secondo della partita, il pubblico granata che sta già uscendo dallo stadio, da segnalare gli ultimi due cambi nella Cittadella, fuori ma dentro Busellato, dentro Gidai per Marcolini nel Padova, Marcolini anche oggi migliore in campo, 43 minuti e 20, Cittadella 1, Padova 4, linea Genova. Sì, qui a Cittadella proprio adesso l'arbitro Tozzi ha fischiato la fine della partita, il Padova ha battuto il Cittadella per 4-1. Da 4 anni il Padova non vinceva il derby al Tombolato, oggi risultato che non ammette repliche, 4-1 per la squadra di Dalcanto, l'allenatore più giovane della B e che lo ricordiamo finora non ha mai perso nella stagione regolare. In vantaggio il Padova al 17esimo con l'argentino Cuffa, il pari 5 minuti dopo con un gol di Gasparetto, rete molto contestata dai padovani, assegnata dall'arbitro su indicazione dell'assistente che ha visto la palla superare del tutto la linea di porta prima della ribattuta di Pellizzoli. Il vantaggio del Padova in chiusura di frazione con Ruopolo, all'inizio della ripresa il Cittadella ha cercato con insistenza il pari, ha fallito un paio di buone occasioni, poi però la maggior scaltrezza dei padovani ha chiuso l'incontro al 23esimo, ancora Cuffa, ancora su azione d'angolo, al 37esimo Ruopolo, sempre su azione partita da un corner di Marcolini. Il Cittadella ha finito l'incontro in 10 per l'espulsione di Schiavon. Ricordo il risultato, a Cittadella Padova batte Cittadella 4-1.